ho sentito suonare lei, anche Sara, bravissima come te, lei è anche una professoressa di lettere, tra l'altro, avete dei curriculum mostruosi che in confronto, posso dirlo, a Narita? Sì. Ci stava Narita? Sì. Dico, ci sta qualche politichetto che non c'è neanche la terza media. Chiudo! Vabbè, un applauso a tutti qua, devi due parole Sara, io chiamo gli altri pianisti sul palco. Ringrazio chi è rimasta in questa maratona d'estate, casomai il prossimo anno distribuiamo qualcosa da mangiare che non sia la sagra, ecco, in modo che le persone, sapendo che ci sono le cose da mangiare, rimangano fino alla fine. Possiamo fare questa cosa appunto a Natale. Sara Galassi, invito Aurora Merciaro, intanto Mirko Candeloro, Stefano Monini, Paolo Mariani, se c'è Francesco, il ragazzino, non c'è, se n'è andato a dormire perché giustamente non ne poteva più, già devo supportare a Gabriella. Sara Galassi. Buonasera a tutti, io questa sera posso dirvi grazie solo quelle parole, purtroppo non posso farlo suonando, grazie per l'attenzione che c'è stata, io il ringraziamento più grande lo volevo fare a Maria Gabriella Castiglione. Mi ha appena dato una targa, lei mi ha sentito in precedenza e mi ha detto non c'è da vergognarsi se questa sera non puoi suonare perché ti sei fatta male, non c'è, insomma devi venire perché ti dobbiamo premiare. Qui su c'è scritto con stima e gratitudine. Io credo che la più grande stima e gratitudine è quella che io provo io, ma provo già da tempo per lei, perché continuo a studiare la musica infinita e quello che mi sta insegnando Maria Gabriella è quello che forse nessun insegnante mai mi ha insegnato fino adesso. Ed è questo, l'insegnante si siede con te al pianoforte e ti insegna le note, ma la musica non è solo note. Maria Gabriella invece la musica ce l'ha nella vita e quindi è una grande fonte di ispirazione. Credo se un insegnante ti ispira, penso che quella sia la cosa più importante di tutte le altre. Quindi grazie a lei per la sua grande sensibilità e eleganza. Grazie. Grazie, io non ho parole, non merito questo. Perché io sento di fare il mio dovere, punto, basta. Quindi gli applausi sono per la musica e sono per... Qua sta crollando qualcosa oltre alla mia scarpa. Ecco. Io ringrazio di cuore il professor Roberto Antonacci che ha illustrato in modo sintetico e scientifico quello che succede appunto nella nostra mente. Ne abbiamo fatto pure qualche commento quando i musicisti suonavano a memoria, quando non suonavano a memoria, e c'è sicuramente una collaborazione che continuerà nel tempo, perché nelle grandi città, Pescara comunque è una grande città, ci si incontra, ecco, stranamente ci si incontrano fra persone di una certa cultura, di una certa sensibilità, quando ci sia la fortuna, l'occasione di incontrarsi, non è un caso, significa un incrociare le proprie culture, anche le proprie strade, per partorire magari qualcosa di bello e di nuovo. Quindi l'idea di organizzare altre manifestazioni mettendo anche in discussione il pensiero scientifico, medico e in questo caso neurologico è sicuramente una fonte culturale in più. Ringrazio i pianisti presenti, di cuore ancora Paolo Mariani, Mirko Candeloro, Aurora Merciaro, Sara Galassi e Maria Teresa La Farciola. Ringrazio la pazienza e l'ascolto di tutti voi e ci vediamo domani sera. Grazie ancora. Buon Ferragosto.